oggi una conferenza stampa qui al Circolo Empedocleo, dove anche il Liceo Classico Empedocle viene coinvolto. Ecco, in che modo e con quali iniziative, Preside? Sì, abbiamo stipulato una convenzione con il Circolo Culturale Empedocleo per la promozione della cultura nella città di Agrigento. Dopo la ripresa che abbiamo avuto a seguito della pandemia, è stato quasi naturale volersi confrontare con le associazioni culturali più importanti della nostra città per poter in qualche modo metterci anche a disposizione per quello che è il nostro patrimonio. In questo caso mettiamo a disposizione i nostri studenti e i nostri professori del liceo musicale, che si esibiranno con cadenza mensile in questo prestigioso luogo, proprio per poter in qualche modo contribuire alla rinascita culturale della nostra città e contribuire anche alla candidatura per Agrigento Capitale della Cultura 2025. Parliamo di ragazzi che studiano non a livello amatoriale, perché il liceo musicale è un liceo che è disciplinato dalla normativa vigente e che prevede proprio all'interno del suo curriculum di studi lo studio di un primo e di un secondo strumento dal primo al quinto anno, nonché la partecipazione ai laboratori di musica d'insieme. Questo permette ai nostri ragazzi di essere quasi dei veri e propri professionisti e di poter acquisire quelle competenze in campo musicale che ben vengano occasioni come queste che consentano loro di esibirla, perché la performance è parte integrante del curriculum scolastico. Quindi quando i ragazzi vengono qui da veri protagonisti e hanno in questo luogo così prestigioso la possibilità di allietare i cittadini che verranno a vederli, ecco, questo vorrà dire che il nostro liceo ha raggiunto già il suo obiettivo, che è quello appunto di formare i professionisti nel campo musicale e poter in qualche modo consentire loro di dare un proprio contributo alla crescita anche della nostra città. Assessore, ecco, il comune di Agrigento contribuisce in qualche modo a questa iniziativa culturale del Circolo Empedocleo, un circolo famoso nella città per le tantissime iniziative culturali che organizza durante l'anno. Il Circolo Empedocleo è assolutamente un luogo, un posto dove ritrovarsi e che l'amministrazione ha la volontà assolutamente di sostenere. L'abbiamo fatto anche valorizzandolo, per esempio in una delle iniziative di quest'estate abbiamo proprio trasmesso per più di 15 giorni un video mapping proprio proiettato sul circolo, appunto per valorizzare la struttura, non solo la struttura ma anche le attività culturali che il circolo ogni anno propone. L'amministrazione chiaramente riconosce queste attività ed è a sostegno di queste attività. Cercheremo di sostenerlo anche economicamente qualora sarà possibile farlo, ma c'è tutto l'impegno e la volontà, e ringrazio per le attività che fanno ogni anno. Quest'anno abbiamo la bella novità della collaborazione con il Circolo Musicale Empedocleo e quindi con il Liceo Musicale Empedocle, quindi è una bella iniziativa per la nostra Agrigento. Dottor Adamo, un'intensa attività culturale oggi presentata qui al Circolo Empedocleo alla luce anche di esponenti istituzionali del Comune di Agrigento, per dire cosa, per fare cosa? Abbiamo presentato il nuovo programma per quanto riguarda le attività del circolo, che partiranno da novembre fino a giugno del prossimo anno, dove ci sono tutte le attività tradizionali del circolo, il teatro da camera e tutte le altre cose. Il teatro da camera che rimane sempre una delle nostre attività principali, come dico sempre io, un fiore all'occhiello che viene molto seguita e molto frequentata. E poi abbiamo aggiunto tutta una serie di nuove attività che già sono partite o partiranno a breve, quale un corso di filosofia, un corso sulla storia della città di Agrigento in funzione della candidatura di Agrigento a Capitale della Cultura, e un altro fiore all'occhiello che si aggiunge è la convenzione stipulata con il Liceo Musicale Empedocle per una serie di concerti che saranno tenuti in questo circolo, e abbiamo trovato veramente una grande intesa con la dirigente professoressa Gatto, con la quale ci siamo andati subito in sintonia, e in pochissimi giorni è nata questa collaborazione con un programma che andrà da novembre fino a giugno di una serie di concerti e di altre eventuali iniziative. Professore Di Bella, impegnato anche lei in queste attività culturali, sentivo, con delle lezioni addirittura di filosofia. Sì, domani proprio 9 novembre alle 16:30 qui terremo il terzo incontro di un corso di filosofia che si articolerà durante il mese in due incontri su grandi tematiche.
destinato soprattutto ad adulti che non hanno avuto la fortuna di studiare filosofia a scuola, ma che desiderano avvicinarsi e conoscere questa importante scienza umana. E quindi invitiamo tutti gli amanti della filosofia a partecipare. Poi naturalmente, come è stato detto poco fa, ci dedicheremo anche alla conoscenza della storia di Agrigento, in particolare dedicandoci a quegli eventi, a quei momenti della storia agrigentina poco conosciuti, e inviteremo per l'occasione studiosi che ci illustreranno appunto il lungo e il largo la storia della nostra splendida città. E quando esattamente? Inizieremo il 13 dicembre con un incontro su Agrigento paleocristiana e dopodiché ogni mese faremo un incontro soprattutto sulla storia medievale, moderna, che sono, diciamo, momenti storici meno conosciuti. Quelli di filosofia invece? Quelli di filosofia saranno a cadenza bimensile e saranno appunto su grandi temi. Ne abbiamo già fatto uno sulla natura, per esempio, domani ne faremo un altro sull'uomo. E poi svilupperemo altre tematiche come la conoscenza, per esempio, i metodi della filosofia e altri temi ancora.